Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo qui sul canale con il nuovo video, il primo video di questa nuova stagione, di questa nuova serie, ovvero siamo su Formula 1 2022, signori. La stagione nella realtà è quasi finita ormai, Verstappen è diventato il campione del mondo, ma noi ce ne freghiamo altamente, iniziamo adesso la nostra carriera di Formula 1. Allora, per prima cosa andiamo a fare nuova carriera. Partiamo subito a tappo, andiamo a fare carriera scuderia, signori. E scegli come iniziare. Poche risorse a disposizione, la scuderia dovrà prima faticare per poter perfetto. Debuttante, sfida a metà classifica. No, 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 siamo proprio dei poveracci, signori. Partiamo proprio dal basso, stagione completa, va bene. Usa le impostazioni consigliate. Usa le impostazioni standard di un'esperienza di Formula 1 bilanciata, penso che vada bene. Usa icone carriera. Giocatore no. Puoi scegliere di iniziare una partita senza icone di carriera scuderia. Puoi cambiare idea, puoi aggiungerla. Perfetto, le aggiungeremo dopo. Inizia la carriera e andiamo a creare il nostro pilota, signori. Scegli il tuo personaggio. Ok, andiamo a scegliere il nostro personaggio, signori. Io più o meno avevo già fatto qualche prova per capire un attimino quale fosse il personaggio più simpatico per noi. E se mi carica le faccette, avevamo preso lui, che mi sembra una via di mezzo accettabile. Ci sta, ci sta. Poi, paese e regione ovviamente, signori. Il nostro Papa Maullo che torna alla guida di una Formula 1 è italiano, per forza. Nome, l'ho già svelato poco prima, ma l'avrete letto anche dal titolo del video. Il nostro Papa Maullo torna a far danni in Formula 1. Signori, speriamo quest'anno di riuscire. Ok, ho sbagliato. Che cazzarola, non si può sbagliare a scrivere un attimo. Mamma mia, subito devi farti rifare tutto. Papa, ok, dai, è così. Oh, mamma mia, che pignolo. Fine, oh, perfetto. Inserisci iniziali. Iniziali, ci andiamo a mettere Mau. Ok, nome audio, non abbiamo un nome audio, quindi lasciamo nessuno, signori. Il numero, ci andiamo a prendere quello che realmente noi siamo, paura per gli altri piloti, quindi ci andiamo a prendere il 90, signori, che va bene così, e avanziamo. Ok, abiti e emote, casco. Allora, casco. Ma non lo posso vedere, non me lo fai vedere? No, allora andiamo a prendere questo, cambiamo colori. Lo facciamo blu. Sì, mi piace, blu, bello così. Blu notte, sì. Questo celestino famo diventare giallo. Bello così. Il nero lo famo diventare rosso. Damose. E sto fucsia, che non so che colore sia, lo famo diventare nero. Non so dove sia il fucsia, però va bene. Accetta. Bello, brutto come pochi, signori. La tuta, non c'ho voglia di continuare a combattere con queste cose. Bella questa, è molto da italiana. I guanti andiamo a prendere pure questi, che sono quelli binati, molto da italiana. Mi sa molto da di Alfa Romeo. Pose personaggio, perfetto. Emoticon, perfetto. E seleziona messaggio vittoria. Grazie, devo stendermi. Ma che cazzarola è? Mi piace questa, ce l'abbiamo fatta. Ok, andiamo. Dopo avviamo questa scuderia. Ok. Serve registrare un nome e portare qualche sponsor dalla Perfetto. Nostra parte. Per prima cosa, scegli... E mettiamo il nome della scuderia, signori. Ritorno alle gare dopo 2 anni di assenza della Maullo Racing, signori. Maullo Spazio Racing. Signori, siamo tornati a far danni in Formula 1. Il turno degli sponsor. Allora, guadagni 15 punti durante la stagione. Come scuderia utilizza 2 punti in una stagione. Arriva ottavo superiore nel campionato costruttori, 5 punti durante una stagione. Completa una stagione intera. No, facciamo arrivo ottavo. No, dov'è? 2 punti. Dobbiamo arrivare a fare 2 punti. Motore. Allora, signori, noi siamo la scuderia che ultimi arrivati, no? Quindi direi di partire proprio bassi. Proprio bassi, il motore peggiore è quello Renault. Poi c'è il Red Bull, che in realtà ha vinto il mondiale quest'anno, però va bene. Poi c'è il Mercedes e il Ferrari. No, andiamo col Renault.
e un compagno di squadra. Allora, abbiamo Oscar Piastri, Drugovic, Levson, Aitken, Marino Sato, Enzo Fittipaldi. Enzo Fittipaldi è il figlio di un ex pilota, che però fa schifo. Enzo Fittipaldi, 59 di overall. E Rosy Nissany, ancora peggio. No, allora direi di rimanere Drugovic, Piastri e tanta roba. Valutazione 67-81 di condizione. Oscar Piastri. Oscar Piastri, secondo me, l'anno prossimo ci arriverà da solo. Andiamoci a prendere qualcuno che... Dai, secondo me questo è una Liam. Dai, Liam, credo in te. Con questa faccia da pesce lesso, dai. Il nostro pesciolino australiano. O Drugovic, no. No, non mi piace Liam. Ci siamo? Sì, siamo rientrati nel budget. Perfetto, seleziona livrea. Allora, questa così mi fa... No, cambiamo. Allora, vediamo un attimino che livrea abbiamo a disposizione. Che livrea abbiamo? Questa non è bruttina, signori. Potremmo invertire i colori. No, questa è la solita. Questa è troppo ondosa. Questa è troppo A. Questa è... E questa è blu. No, mi piace quella di là, signori. Quale cazzo parla? Questa era con le onde. Questa no. Questa di qua. Questa di qua. Mi piace. Mi piace. Questa era? O era questa? No, era questa di qua. C'ha tanto nero là dietro, però cambiamo colori. Allora, facciamo. Il nero mi diventa giallo. E questa è già la prima pietrata in faccia. Il nero mi diventa giallo, che però mi deve andare a prendere l'acqua sopra. Perfetto, non lo fai giallo. Ragazzi, allora perché non mi si vede più il giallo? Scusate, dov'è il giallo che... Blu? Mi sono perso questo giallo di qua. Aspettate un attimo. Cambiamo un attimino questo. Fammelo rosso. Così cerchiamo di capire. Il giallo me lo fai blu. Non capisco dove sta il rosso. Ma il rosso dove sta? Non capisco dove sta il rosso, però va bene. Questo così, e il blu notte invece me lo fai giallo. Ma non c'è il rosso però. Non capisco dove dovrebbe essere il rosso, signori. Non capisco dove dovrebbe essere il rosso, però non mi dispiace. Però mi manca il rosso, no, mi manca il rosso, non va bene questa. Questa no. Annulla. Annulla, sì, annulla modifiche, sì, non mi piace. Dammi questa qua allora. Qual era quella col questa è quella con le onde. Questa è no, questa no. Questa. Dammi questa. Dammi questa, sì, questa qua. Cambiamo colori, me la fai. Allora, il arancione me lo fai blu. Sto a fare la livrea con voi, signori. Sto a fare la livrea con voi. Poi il celeste me lo fai giallo. Giallo così. Perfetto, dovrebbe essere giallo, gialloso. Bello così. E il nero me lo fai rosso. E ci siamo. Così c'è la spruzzata di rosso. Perfetto, ok. Adesso ci siamo, signori. Il nostro bellissimo, la nostra Maullo Racing, che torna così, semplice, carina e coccolosa. I colori però me li fanno opachi tutti. Opaco, no, le cose lucide non ne vogliamo. Opaco, perfetto, signori. Aggiudicato, mi piace. Me gusta, la nostra prima Maullo Racing, signori. Ci siamo. Livrea, adesivi personalizzati, non ci interessa, vamos così. Ok, l'immagine. Il brand, se non ricordo male, l'anno scorso avevamo in emblemi, c'era un qualcosa che assomigliava. Eccolo qua, una bellissima M. E cambia colore. Cambia colore, il bianco me lo fai rosso, me lo lasci il rosso. E il bianco me lo fai giallo. Come giusto che sia. Però me lo devi fare, me lo devi fare giallo però, no? No che non me lo fai giallo, perfetto così. Bello, mi piace. Mi piace. Ci siamo, abbiamo fatto tutto? Colori scuderia. Colori scuderia me li fai... Sì, dai, facciamo così, facciamo rosso. Il rosso rosso, il nero me lo fai giallo. Perfetto, così variamo un attimino. E il blu e il bianco me lo fai blu.
Ok. Avanziamo, signori. Abbiamo finito tutto. Non mi piace tantissimo la tuta, però. Inoltre torneremo qui all'inizio di ogni stagione. Posso cambiare un attimo, scusate, signori, so che mi sta odiando. Però cambia colore, magari il bianco, famo giallo, che dite? Anche se è la bandiera, è la tuta della bandiera italiana, lo so perfettamente. Però, vedete già, per esempio, lo sponsor non si vedeva. Questa cosa non è per niente buona. Dai, magari così. Magari così, dai. Non voglio esagerare. Damos, dai, quantomeno così, dai. Dai, quantomeno così. Anche i guanti dovremmo cambiare. Signori, ci siamo un attimino persi in cose particolari. Però, se dobbiamo essere precisi, Ok, bello così. Mi piace. Ora ci siamo. Ora siamo veramente dei piloti della Maulo Racing. Andiamo, signori. Si va. Per monti e per città. Ok, signori, perfetto, vi ho saltato tutta la zona, tutta quella fase in cui c'era le interviste che sono state una rottura di scatole, la presentazione generale della situazione, e per poterci proiettare subito qui. Allora, io non ricordo un attimino, ok, perfetto, qui ci sono le varie attività, se non ricordo male lui me le può suggerire, perfetto, campagna pubblicitaria della stazione, resistenza al propulsore, perfetto. Messaggi, no, aspettate, messaggi, ok. Si chiama Francisco, il nostro profumo di auto, no, Francisco della Vega. Va bene, struttura aerodinamica 1 e poi tutto 000. Noi abbiamo 1.400.000 e 1.000 punti di, ok. Noi abbiamo l'unica cosa buona è il telaio, praticamente, ottimo. Il resto, chiedo scusa, è l'aerodinamica.
Sul telaio possiamo fare qualcosa? 2,5, 2, 1,5, 1, potenza, 1,2. Mamma mia, ci andiamo a giocare tutto il budget subito così. Ricerca e sviluppo, aerodinamica 0, telaio 1 su 23, resistenza e motopropulsore. Abbiamo 1000 punticini. Miglioria consigliata, posizionamento delle batterie. Vai. Ok. E questo abbiamo fatto. Poi che altro suggerisce? Non suggerisce nient'altro? Come cazzo lega che non suggerisce? Motopropulsore, suggerisci qualcosa? Miglioria consigliata. Non mi suggerisce più niente. Quanti punti ci sono rimasti a noi? Non... Ho un attimino. Posso guasti, potenziamento. Dove lo vedo quanti punti mi sono rimasti? Mannaggia a voi. 450, perfetto, quindi penso che non possiamo fare nient'altro. Gestione veicolo qui va bene. Società, ok, posizione in classifica. È logico che siamo ultimi. Io volevo capire un attimino. Menu. Impostazioni. Aiuti. Personalizzato. Freno assistita medio. ERS no, direttore 3D, solo curve, ok. Trasferimento piloti sì, gestione strutture sì, RS sì, connia scuderia, regole sì, salita di curva normale, regola del parco chiuso sì, tipologia pit stop immersivo, safety car no, vabbè facciamo, io voglio capire, difficoltà AI, ok. Ok, difficoltà AI include difficoltà determina il livello di abilità dei concorrenti. Difficoltà facile fra 29 e 30. No, se non ricordo male, l'anno scorso quando ci ho giocato l'ultima volta giocavamo a 60. Difficile, va bene. Allora partiamo con un 58. Partiamo con un giocatore. Giocatore superficie realistica. Flashback. Effetti danni auto. Effetti danni auto? No. Standard. I danni sono impostati su standard. Tutte le aree dall'auto potranno essere danneggiate. Se i danni sono impostati su una zona, tutte le aree dell'auto potranno essere danneggiate. Gli effetti danni avranno un impatto maggiore su manovrabilità e performance del veicolo. Perfetto. Danni auto standard. Simulazione della vettura subirà danni realistici alle collisioni. Va bene. Facile, la modalità elettrocardia manuale, collisioni, permette di determinare come avviene la partenza, se è assistita manuale, va bene. Visualizza schermo, unità chilometri, ok, mappa pista, rotazione, tempo delta, posizioni generali, regolazione gamma, livello, questo non so cosa sia, volume, questi abbiamo levati tutti, ok, boh, signori, secondo me ci siamo. Siamo pronti ad andare, siamo pronti a farci la nostra prima gara, signori. Allora, facciamo così. Questo era un primo video introduttivo, signori, in cui abbiamo creato la macchina, abbiamo fatto tutto e andiamo ad avanzare fino ad arrivare al Gran Premio di Bahrain, che ci andremo a giocare nel prossimo video, signori. Così io mi faccio le prove libere, me le faccio off camera, vediamo di guadagnare qualche punticino e riprendo un attimo abilità con la macchina e noi ci vediamo pronti per questo primo weekend di gara, signori. Bella raga, al prossimo video.